prima volta che ho conosciuto padre Giuliano era negli anni Ottanta, quando andavo per il borgo dai vecchi a farmi raccontare la storia delle figlie della luna. E zia Mattia ogni tanto mi parlava di questo padre Giuliano che sua madre aveva incontrato. Padre Giuliano è vissuto a Bagnaia nel 1908 e la madre di zia Mattia lo vedeva spesso nel borgo. E raccontano di questo uomo vestito da monaco che girava come sognando per le vie del paese. E io, ascoltandola, come sempre credevo che zia Mattia, oltre alle leggende, ci mettesse molto di suo, sembrava quasi che raccontasse una favola. Poi, 2 anni fa, quando è uscito questo libro, Asia Misteriosa, all'interno credevo di sognare quando ho trovato lo stesso padre Giuliano. E quindi mi sono resa conto che zia Mattia non stava raccontando una storia, ma raccontava una parte di verità, cioè una verità assoluta, non una parte. Perché vi voglio leggere che cosa, come iniziano le primissime righe di questo libro, che veramente è stata un'illuminazione a leggerlo. Allora, la pubblicazione in italiano di questo testo, sì, ma oggi inedito, anzi praticamente sconosciuto, apre il problema dei rapporti tra due possessori dell'oracolo della forza astrale. L'italiano francese Mario Fille, che fu colui che venne originariamente in possesso nel 1908, e l'italiano Cesare Accomani, che gli si affiancò all'incirca nel 1918, e la successiva confraternita dei Polari, poi illuminati, nata ufficialmente nel 1930 con l'esoterismo italiano. Allora, ecco, questo racconta, appena ho preso questo libro in mano, ho capito subito che quello che raccontava zia Mattia stava tutto qui racchiuso in questo libro, perché questo frate aveva in sé una tecnica esoterica che poi andremo a scoprire, che con la conoscenza dei numeri si potevano fare domande all'infinito, che per la forza astrale, e l'oracolo della forza astrale avrebbe risposto in qualsiasi parte del mondo. Cioè, io faccio una domanda all'oracolo della forza astrale, stando qui nella mia casa, e dall'altra parte del mondo, proprio dall'Himalaya, dove poi dopo è andato a finire, è ritornato padre Giuliano, dall'Himalaya possono rispondermi. E questa è scienza assoluta, non è leggenda, non è favola come io credevo. Per cui sono andata avanti nel tempo ad ascoltare tutto quello che zia Mattia diceva. Però adesso vi faccio sentire che cosa, come la raccontano qui la storia, appunto, l'incontro di padre Giuliano con questo ragazzo, questo Mario Fille, che è venuto in vacanza appunto a Bagnaia nel 1908, e come poi lui ha avuto questi, diciamo, questi fogli, questo frammento di questo grande libro che è appunto l'oracolo della forza astrale. Nel 1908, scrivono appunto qui, un ragazzo si era recato per le sue vacanze a Bagnaia, un ridente borgo del Viterbese, in provincia di Roma. Appena giunto in paese, notò un vecchio che portava l'abito dei monaci, così raccontava sempre zia Mattia, che era vestito così in questa maniera particolare, alto, ascetico, di carnagione bruna, gli occhi neri e profondi, camminava per le strade come perso in un sogno. Il giovane si informò con la gente del posto, era forse un santo eremita? No. In base allo scambio di impressioni, quell'uomo, che veniva chiamato padre Giuliano, era piuttosto considerato dagli abitanti del borgo come uno iettatore, uno stregone. Se non esistevano precise accuse da formulare contro di lui, i presunti indizi sembravano gravi. Era opportuno non fidarsi di questo strano personaggio che abitava da selvaggio in una vecchia capanna in ruina sui cimini e che si nutriva soltanto di qualche frutto e di alcune erbe, erbe che i buoni cristiani del borgo non mangiavano. Nessuno poi soprattutto l'aveva mai visto varcare le soglie della casa del Signore. Quindi questo eremita vestito da monaco però non andava mai in chiesa, quindi già questo era un particolare stranissimo, era un finto monaco, e era un asceta soprattutto che si nutriva di queste erbe, non comprava mai niente, si nutriva soltanto di quello che la foresta gli passava.
Bisognava talmente diffidare di lui che alla fine gli era stato notificato in modo molto rude di non trattenersi a lungo nella zona delle vigne e dei pascoli. Anatemi terribili, capaci di far disseccare i bei grappoli d'uva o di far morire il bestiame di una malattia misteriosa, possono essere infatti lanciati velocemente. Ecco, queste sono le credenze che avevano non solo di questo frate, ma di tutte le figlie della luna quando si muovevano, per questo avevano, si muovevano per, diciamo, per la foresta. Per questo tutti avevano il terrore di queste creature, no? Di queste creature che possono fare tanto male, ma soprattutto potevano fare tanto bene, soltanto che ignorando il bene che potevano fare, cioè l'ignoranza, li ha portati a diffidare di tutto e anche di questo vecchio frate, che si dice così, anche il libro lo conferma, soprattutto zia Mattia narrava che era stato mandato a Bagnaia in penitenza, cioè lui doveva scontare una pena terribile, doveva stare qui per un certo periodo di anni per poi finalmente ritornare nell'Himalaya e nell'Himalaya purificato del, diciamo, del male che aveva fatto. Magari forse non aveva fatto neanche in questa vita questo male che doveva scontare padre Giuliano, ma chissà in quale vita e in quale tempo. A dispetto delle storie di sortileggi e di malefici, il giovanotto si sentiva attratto verso il vegliardo da una strana simpatia e un giorno si decise ad andarlo a trovare nella sua capanna. Venne accolto come qualcuno che si attendeva da molto tempo, colui che attende, cioè padre Giuliano attendeva questo ragazzo da tanto tempo, forse chissà da tante vite, e finalmente questo ragazzo è andato a incontrarlo. Il giovane offrì un po' di denaro, dei vestiti, la proposta di un riparo migliore. L'eremita rifiutò con la sua voce profonda, un po' gutturale, ma di un timbro molto dolce. Non trovava forse lui la legna, le erbe, i frutti necessari al suo sostentamento e non trovava ruscelli per bere? In ogni caso doveva rimanere là, malgrado l'ostilità della gente, sino al giorno in cui avrebbe dovuto mettersi in cammino per un lungo, lunghissimo viaggio, fino al giorno che sarebbe tornato all'Himalaya per poi morire, perché era molto, molto vecchio padre Giuliano, ma prima di morire, come Socrate, doveva scontare la sua pena. Il giorno dopo il giovane non mancò di rinnovare la sua visita. In seguito non passava giorno senza che lui andasse a trovare il solitario, così lo chiamava, per intrattenersi con lui, per sentirlo parlare di bontà, amore, fraternità. In verità, questo giovane romano, solitamente attaccato alle cose della vita, giudicava la scelta come un illuminato e non poteva impedirsi di considerare come una dolce follia il suo fiero isolamento e il suo modo di vivere così duro e faticoso. Cioè Mario andava a trovarlo affascinato dai suoi racconti, di sentirlo parlare, tutto andava soprattutto, ecco, perché era abbagliato da quello che diceva, non sapeva che cosa gli avrebbe dato Mario, che la sua vita sarebbe cambiata. Un giorno, salendo verso l'eremo, trovò padre Giuliano svenuto, steso sulla strada, gravemente ferito a un ginocchio. Medicò alla meglio la profonda ferita, poi aiutò il vegliardo a rientrare nella sua capanna. Il giorno seguente lo trovò in piedi e dopo solo 3 giorni la ferita era completamente cicatrizzata. Con quale erbe misteriose era stata ottenuta la guarigione? Il ragazzo non osava domandarglielo. Il vegliardo in diverse occasioni non rispondeva alle domande involontariamente indiscrete del suo giovane amico e rimaneva in silenzio, perduto in un sogno che illuminava i suoi occhi neri e profondi. Il legame che univa i 2 uomini si strinse di più. Le visite furono ancora più frequenti, le conversazioni più lunghe e più affettuose. Poi giunse la fine delle vacanze. Col cuore stretto l'adolescente risalì per l'ultima volta il cammino verso l'eremo. Nessuno saprà mai quello che il vegliardo mormorò da bocca a orecchio a colui che chiamava figlio. Possiamo solamente dire che al momento di prendere congedo gli mise in mano qualche foglio ingiallito dal tempo. Era una particella del libro della scienza della vita e della morte.
Quei misteriosi fogli, il ragazzo si ricorderà per tutta la vita il modo come ha avuto quei misteriosi fogli e le parole del saggio, che sono state queste. Se hai bisogno di un aiuto, di un consiglio, non hai che da seguire le istruzioni che sono contenute in questo vecchio manoscritto. Lui ti risponderà. Può essere anche che un giorno ti risponderò io stesso. Infatti nel libro c'è scritto che dall'Himalaya, poi quando il ragazzo che ha avuto dei problemi, dopo diventato più adulto, ha avuto dei problemi, ha usato per la prima volta questi fogli, dall'Himalaya gli ha risposto, prima di morire gli ha risposto lui stesso, padre Giuliano. Quindi io, affascinata di tutto questo, c'è molto moltissimo da dire, questo che poi è la storia degli Illuminati, che inizia così con i Rosa Croce e va avanti per tantissimo tempo. Quello che a me ha colpito era che zia Mattia stava raccontando una cosa enorme, una cosa che nemmeno lei si rendeva conto di narrare, ed io che l'ascoltavo a bocca aperta credevo che fosse una favola, invece stavamo attraversando una pagina della storia più misteriosa, appunto, Asia misteriosa, come questo libro racconta. E appena l'ho avuto in mano ho cominciato a rendermi conto che non era affatto una leggenda. Già sapevo dai racconti delle figlie della luna che la leggenda non esiste, perché quando c'è un racconto dietro c'è sempre una verità.